Benvenuti all'appuntamento con le notizie di Book Report Radio. In questa edizione del giornale Radio dei Libri. In libreria da venerdì 9 febbraio Pier Dante Piccioni e Pierangelo Sapegno con Io ricordo tutto. Il Festival Dedica festeggia i suoi 30 anni, con il ritorno di 5 grandi scrittori internazionali. Giovanna Reanda è la nuova direttrice a Radio Radicale. Pesaro apre ufficialmente l'anno della capitale della cultura, con il presidente Mattarella. New Books ripropone in libreria Maria Callas di Roberta Maresci. Stati Uniti d'animo. Il bestseller su come intraprendere un'esperienza di studio all'estero. In libreria, da venerdì 9 febbraio, Pier Dante Piccioni e Pierangelo Sapegno con Io ricordo tutto. Venerdì 9 febbraio esce per Marietti 1820 il romanzo Io ricordo tutto di Pierangelo Sapegno e Pier Dante Piccioni. Protagonista è il neuroscienziato Ernesto Ferrari, professore di successo, impegnato nella ricerca contro le malattie neurodegenerative e affetto da iperamnesia, primario di pronto soccorso che ha ispirato la fortunata serie Doc nelle tue mani. Tormentato per la perdita della donna amata, Ferrari accetta un nuovo incarico in una clinica di lusso per malati di Alzheimer, dove si ritroverà a condurre un'indagine insieme alla polizia, tra scomparse misteriose e pericolosi segreti, in un giallo noir in cui ogni tratto diventa un'occasione per riflettere sui temi dell'identità, della memoria, della malattia, della cura e del potere dei sentimenti e dei ricordi. 30 anni di Festival Dedica, con il ritorno di 5 grandi scrittori internazionali. Carmen Yáez, Paolo Rumiz, Gioconda Belli, Bjorn Larsson e Jasmin Kadra sono i 5 scrittori internazionali che dal 26 gennaio al 6 marzo saranno al centro dell'itinerario La vita e l'arte dell'incontro, che si svolgerà prima delle iniziative con le quali il Festival Dedica di Pordenone quest'anno festeggerà il suo 30° anniversario. Giovanna Reanda è la nuova direttrice a Radio Radicale. Giovanna Reanda è stata nominata nuova direttrice di Radio Radicale, assumendo la responsabilità in seguito all'uscita di Alessio Falconio, che inizierà a lavorare per il TG5 a partire dal 1 febbraio. Nata a Roma nel 1966, ha iniziato la sua carriera presso l'archivio dell'emittente fondata da Marco Pannella, ma ha presto fatto il passaggio alla redazione solo pochi mesi dopo, nel 1990. Giornalista professionista, dal 1997 ha svolto il ruolo di corrispondente parlamentare per diversi anni. Attualmente è membro del direttivo dell'Associazione Stampa Parlamentare e dell'Associazione Stampa Romana. Pesaro apre ufficialmente l'anno della capitale della cultura con il presidente Mattarella. La Vitrifrigo Arena di Pesaro si sta preparando per un evento straordinario in cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprirà l'anno speciale della città come capitale italiana della cultura, sabato 20 gennaio. Questa giornata inaugurale di Pesaro è stata progettata come una celebrazione della città aperta a tutte le generazioni. Saranno presenti importanti ospiti, spettacoli musicali, opere d'arte, performance e DJ set che si svolgeranno presso il Palazzo dello Sport di Via Gagarin, dalle 11 del mattino fino a tarda notte. New Books ripropone in libreria Maria Callas di Roberta Maresci. La casa editrice New Books torna in libreria con un omaggio a Maria Callas in occasione del 100° anniversario della sua nascita. Maria Callas di Roberta Maresci, pubblicazione uscita nel 2013, è un saggio che a partire dalla struttura narrativa di popolari favole per bambine riesce a incastrare la biografia della cantante in una rete complessa di temi e problematiche che toccarono da vicino la donna e l'artista. 24 storie, da Cenerentola a Barba Blu, dai Musicanti di Brema al Soldatino di Piombo, raccontano con leggerezza la storia di un'icona di stile nata come un brutto anatroccolo e diventato un cigno reale. Stati Uniti d'animo di Aria Bocci, il bestseller su come intraprendere un'esperienza di studio all'estero. Per tutti coloro che desiderano fare un'esperienza di studio all'estero ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Maria Bocci, Stati Uniti d'animo, un anno scolastico oltreoceano, scoprire, imparare e crescere attraverso l'esperienza americana. Al suo interno l'autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per pianificare in maniera corretta il proprio anno di studio in terra straniera, in particolare negli Stati Uniti d'America.
Il mio libro parla dell'anno che ho trascorso da studente negli USA e quindi dell'esperienza di un adolescente che si è dovuta confrontare con una nuova cultura molto differente dalla propria, afferma l'autrice Maria Bocci. Con questa ultima notizia termina il giornale Radio dei Libri. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione.